Poche ore dopo la conclusione del ballottaggio a Como, con Bersani che ha vinto praticamente da tutte le parti, Lucia Gallo è una delle componenti del comitato che ha sostenuto il segretario Pierluigi Bersani. Lucia, poche ore dopo, appunto, la soddisfazione è tanta, forse anche un po' di fatica, ma sicuramente tanta soddisfazione per un risultato superiore, nettamente superiore al primo turno. Sì, certamente questo risultato ci lascia estremamente soddisfatti, siamo contenti anche della grandissima partecipazione, sono tornati al voto quasi tutti coloro che erano andati al primo turno e il clima nei seggi è sempre stato positivo e collaborativo, quindi sicuramente ampia soddisfazione. Grande risultato perché Sì. 17.000 comunque persone anche al secondo turno non ne sono poche, giusto? No, certo, hanno dimostrato che la società comasca è viva e ha voglia di partecipare e crede in una politica più democratica che si riscatti insomma, dagli ultimi fattacci che abbiamo visto, che sia più pulita, che sia nuova, quindi sicuramente è un segnale di cui terremo conto. E possiamo già dire che da oggi parte la campagna elettorale per il 2013? Sicuramente adesso in tono minore perché abbiamo ancora tante altre sfide da affrontare, però Ci diciamo sono ancora le che altre primarie, quelle per le regionali, sì. esatto, le altre primarie che saranno tra poco, però sicuramente i motori sono caldi e abbiamo visto che la cittadinanza ha risposto bene e sicuramente faremo un buon lavoro in questa campagna elettorale. Ecco, considerazione, molti giovani da parte di Bersani, molti giovani da parte di Matteo Renzi, quindi vuol dire che i ragazzi, i comaschi, non è vero che sono del tutto disaffezionati alla politica, ma qualcuno, insomma, ci è pure affezionato e si è avvicinato al Partito Democratico. Lucia. Certo, questo secondo me è un risultato particolarmente positivo, perché secondo me sfata anche un po' il mito del conflitto generazionale all'interno della politica. Queste primarie hanno dimostrato che può esserci una politica che dia spazio ai giovani, che permetta loro di esprimersi e di agire concretamente, continuando comunque a valorizzare, anche chi ha più esperienza. Quindi è un risultato sicuramente molto positivo e anche il fatto che sia stato equamente distribuito tra i due candidati mi lascia ben sperare che i giovani vogliano impegnarsi in un centro-sinistra unito e coeso senza generare conflitti. Allora, un'ultima cosa, a coloro e tanti ragazzi giovani che hanno sostenuto Renzi, adesso che cosa dite? Di tornare a dare una mano anche a Bersani, giusto? Beh, certo, sicuramente noi non possiamo prescindere dalla loro forza, dall'impegno e dall'entusiasmo che hanno messo nella loro campagna per Renzi. Adesso bisogna costruire un percorso condiviso per arrivare ad ottenere l'obiettivo finale. Grazie e allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, speriamo.